Per la puntata di oggi sui grandi fotografi parleremo di Oliviero Toscani. Oliviero Toscani è un fotografo contemporaneo molto amato. È figlio d'arte perché suo padre era già fotoreporter per il Corriere della Sera. Questo è il motivo per cui Oliviero sin da ragazzino lo ha accompagnato in giro per lavori e committenze. Ed è anche questa la ragione per cui, accompagnandolo a documentare il funerale di Benito Mussolini, Oliviero, ragazzino 14enne, rapito dal dolore di donna Rachele, le scatterà un ritratto. Questo ritratto piacerà moltissimo al Corriere della Sera e lo pubblicherà. Sarà chiaro quindi da quel momento in poi che la strada di Oliviero è la fotografia, ma la fotografia a modo suo. Studierà a Zurigo fotografia, si diplomerà, tornerà in Italia e da quel momento in poi si muoverà nell'ambito della pubblicità e della moda. Per quanto riguarda la pubblicità, lui sente, pensa e avverte che la pubblicità in quegli anni si stesse muovendo in una comfort zone che andasse dall'estetica e finisse all'estetica, cioè che non raccontasse null'altro oltre la mera bellezza. Per lui la finalità di una campagna non deve essere solo quella. È per questo che muove i primi passi proponendosi. La sua prima campagna importante è quella per Algida. Lui arriva giovanissimo in azienda da Algida e propone uno scatto esemplificativo che facesse immaginare qual era la sua idea di campagna, quindi tre ragazze su un tandem. Alle alte sfere di Algida questa idea piace, gli affidano l'ingaggio e lui, seppur giovanissimo e inesperto, ha subito le idee chiare. Vuole modelle da Parigi, make-up artist e stylist di altissimo livello. Da quel momento inizia la sua carriera pubblicitaria e nella moda e le sue collaborazioni con tante riviste come Elle, Vogue, GQ e con maison di tutto prestigio come Valentino, Chanel e Fiorucci. Cosa contraddistingue Oliviero Toscani? Perché la sua è una pubblicità diversa? Come lui si discosta quindi dalla pubblicità sempre uguale a se stessa che aveva identificato? La sua risposta è attingere alla vita vera, fare campagne pubblicitarie guardandosi intorno, guardando il mondo, attingendo a tematiche reali. È proprio questo che piacerà moltissimo al brand Benetton e che nel 1982 porterà alla firma di un contratto che ha portato poi alla realizzazione delle campagne più innovative e sovversive di quel periodo. Tematiche come la razza, come la lotta alla mafia, all'omofobia, la sensibilizzazione contro l'AIDS, giocare per sensibilizzare verso la pace, giocare cromaticamente, giocare con le razze, giocare con i visi, giocare con i colori, giocare con le differenze, raccontando in maniera estetica anche le brutture del mondo. Questo sodalizio porterà anche alla nascita nel 1991 della rivista Colors e nel 1994 di Fabrica, che è un istituto realizzato per i giovani talenti, per i ragazzi di tutto il mondo che vogliono avvicinarsi all'arte e alla fotografia usufruendo di grandi maestri del settore. Che cosa accade? Accade che dall'82 al 2000 si va come un treno, realizzano queste campagne iconiche a livello mondiale. Perché fino al 2000? Cosa succede nel 2000? Nel 2000 arrivano queste foto, sempre scattate per Benetton, sempre scattate da Toscani, però alzano l'asticella. Mentre fino a quel momento il limbo tra il morale e l'immorale, l'etico e il non etico, l'estetico e il non estetico era stato talmente labile da rendere tutto assolutamente affascinante e poco pericoloso, adesso no, adesso Toscani
ambisce ad un progetto di denuncia più forte e quindi vuole raccontare i volti dei detenuti americani nel braccio della morte. A questo punto interviene l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e boccia il progetto, lo ferma, lo trova immorale, lo trova di cattivo gusto. Benetton a questo punto, per tutto un discorso di immagine, di brand legato alle famiglie che racconta l'infanzia, c'è anche il sottobrand di casa dedicato ai bambini, non può più permettersi una cosa del genere e c'è una rottura tra il brand e il fotografo. Quindi adesso perde il brand di riferimento, ma non perde la sua verve, anzi, qualora fosse possibile, rincara la dose, alza il livello della sua provocazione, diventa un battitore libero. Ops. e continua con delle provocazioni sempre più forti, perché adesso non deve più dar conto ad una maison che gli dà delle regole. Continua, decide di voler lavorare sempre più sul viso umano, tant'è che inizia nel 2006 un progetto su tutte le razze. Racconta tutti i visi del mondo, le espressioni, fa dei viaggi in giro per il mondo e realizza dei servizi che vogliono sembrare reportage, ma in realtà sono una continua campagna pubblicitaria, in cui a questo punto il committente è solo Toscani stesso e l'idea che lui vuole continuamente alimentare di se stesso e della sua fotografia. Questi sono tutti i volti del suo progetto Razza Umana, che è iniziato nel 2006. E che continua a raccontare in maniera provocatoria, ma se mi permettete, sempre con un occhio molto pubblicitario. Le sue campagne pubblicitarie quindi sono sempre molto focalizzate sulla persona, quasi sempre con una scenografia inesistente. Lui usa questi set molto asettici in cui il fuoco è il soggetto, sono i colori del soggetto, sono le pose, sono gli abbinamenti, il bianco, il nero, le razze, il religioso, il non religioso. Toscani ormai può tutto, può anche essere così ironico. Le mie modelle di primavera, e ha realizzato dei visi con frutta e fiori. Lui ora può tutto ed è per questo che nel 2007 lancia una campagna shock contro una patologia molto importante, che è l'anoressia nervosa. Lui ritrae nuda la modella Isabel Caro. Lei è diventata iconica, lo era già prima di questa campagna, e nel 2007 lui decide di raccontare il pericolo di questa malattia e di sensibilizzare soprattutto le ragazze, facendo vedere loro cosa può comportare questa malattia. Chiaramente anche qui abbiamo una provocazione enorme. Questi erano cartelloni pubblicitari, io non so se voi li ricordate, ma a me è successo di vederli. Erano dei cartelloni pubblicitari enormi, veramente giganteschi, e c'erano questi occhi bellissimi di questa ragazza che ti guardavano, ma che ti incutevano veramente un senso di angoscia. Chiaramente l'intenzione di Toscani era assolutamente positiva, voleva raccontare una malattia, voleva raccontarne gli effetti, voleva che una donna tormentata da sempre da quella malattia ci mettesse la faccia, ci mettesse anche il corpo e raccontasse alle ragazze quali potessero essere i reali pericoli, perché come sempre una cosa è parlare di una malattia, una cosa è vederne gli effetti, e molto spesso dell'anoressia se ne sente tanto parlare, ma difficilmente ci si mostra. Loro hanno voluto fare questo, è stata una campagna molto discussa, è stata
una campagna che ha ottenuto degli effetti assolutamente, è stato uno spartiacque nell'opinione pubblica. Chi ne ha capito il senso, chi non l'ha capito, o che pur capendola l'ha trovato di un gusto davvero pessimo. Questa campagna era stata scattata per Nolita, per un brand, in collaborazione con il brand Nolita, con il quale Toscani negli anni di lontananza da Benetton ha alimentato una collaborazione importante di grandi provocazioni. Il brand l'ha supportato in tutti i suoi picchi di estrosità e provocazione. La collaborazione con Benetton riprende nel 2018, quindi in quell'anno c'è un riavvicinamento, c'è la stipula di un nuovo contratto, ricomincia il sodalizio artistico. Dura 2 anni. Nel 2020 si interrompe bruscamente perché durante una trasmissione radiofonica Toscani, forse o evidentemente non dando il giusto valore alle parole che stava pronunciando, riferendosi al Ponte Morandi e al suo crollo, ha detto: ma a chi volete che importi di un ponte che crolla? A quel punto la famiglia Benetton ha preso le distanze da quelle parole da lui, e lì si è conclusa per sempre la loro collaborazione. Diciamo che Oliviero Toscani non si è mai risparmiato, non ha mai taciuto un suo pensiero per paura di possibili conseguenze. Infinite infatti sono le sue citazioni in giudizio e tutte le cause in cui lui è stato chiamato ad essere ascoltato per gesti o parole troppo forti o un po' scomode. Va però detto che come fotografo ha creato il suo marchio distintivo. Vedere una foto di Oliviero Toscani e non pensare questa è di Toscani è pressoché impossibile, e questo sicuramente è il più grande merito che un fotografo deve rincorrere e a cui deve ambire. I suoi premi sono stati infiniti. A Miami è stato premiato come Creative Hero, come accademico d'onore all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha avuto la laurea ad honorem nell'Accademia di Brera, quindi un artista riconosciuto a livello mondiale e completo a tutto tondo. Beh, questa è una delle sue pubblicità forse più famose ed iconiche. Toscani comunque continua, io non so se voi lo seguiate sui social, adesso ha delle collaborazioni molto strette con Benedusi, continua a far parlare di sé, continua a far cose, si potrebbe dire Toscani continua a far cose, è molto attivo, continua per la sua strada, ormai ha la sua rotta ben disegnata di fotografo provocatore, e questo è forse il progetto a cui lui tiene di più, che è quello sulla razza umana, sulla ricerca di tutte le razze, di tutte le etnie in giro per il mondo. Io ho visto una sua mostra nel castello di Otranto e c'erano tutti questi ritratti, migliaia e migliaia di ritratti che sono una ricerca personale e che forse lui porterà avanti per tutto il resto della vita. Io spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Se questo volume vi interessa, si chiama Oliviero Toscani, più di 50 anni di magnifici fallimenti, e ci vediamo alla prossima puntata con un altro fotografo, e vi auguriamo buon pomeriggio. Ciao!